Ciao Virginia, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao Matteo. Buongiorno. Senti, io ho appena finito il mio caffè, che era molto buono, complimenti. Senti, a questo punto non ho fame, quindi non mangio niente. Va bene. Prenderei però o un paio di jeans o un giubbotto. Noi abbiamo tutto. Ecco, perché qui siamo a Pistoia, siamo in Piazza del Duomo, in pratica. In pratica, sì, all'ingresso. Senti, ma che vi siete inventati? Noi ci siamo ripresi da una tradizione che è prettamente londinese, in cui esistono questi ibridi in cui puoi in realtà fare tutto quello che vuoi. Puoi mangiare, puoi bere, puoi lavorarci, perché anche qui noi abbiamo la connessione wifi gratuita, hai una vasta gamma di miscelature di caffè e di tipi di caffè. E puoi anche tranquillamente comprare dei jeans, una maglietta, un paio di scarpe. Poi ci stiamo attrezzando per avere una libreria interattiva, cioè porti un libro e ne prendi un altro. E faremo mostre fotografiche, cerchiamo di essere il più partecipi alla vita pistoiese, ovviamente con i nostri canoni, cioè legati a quello che poi noi siamo anche nella realtà. Senti, ritorno subito da te e poi parliamo anche dell'abbigliamento, certo. Però volevo chiedere a Matteo, siamo fra uomini, sì. Ma che si sgrana qui? Ma da mangiare bene o male diciamo che si unisce la tradizione diciamo toscana. Quindi prosciutto, salame toscano, anche la coppa, anche c'è una parte però di cacciagione e anche di pesce. Diciamo che dal tradizionale anche un po' rivisitato. Senti, e come orari di apertura, giorni di apertura, che ora partiamo luglio, agosto, un'estate che speriamo sia felice a Pistoia, sì, per il turismo e per i pistoiesi. Sì. Che orari terrete in questi due mesi? Allora, in questi due mesi apriamo dalle 8 di mattina, facciamo turno continuato fino a mezzanotte, tranne il fine settimana che andiamo un po' più là, le 2 o l'1. E anche giovedì, visto che ci sono negozi aperti, quindi sfruttiamo questa cosa qui, tutti i giorni aperti. Ecco, io ritorno un attimo da Virginia, visto che comunque a Pistoia c'è anche la Movida, chi sì. Partecipa alla Movida va anche vestito. Certo. Che vestiti gli diamo? Allora, noi abbiamo tutti articoli vintage, cioè prendiamo da un rifornitore di Firenze che tratta direttamente con l'America, di conseguenza lui importa abbigliamento vintage americano e noi prendiamo, diciamo... All'inizio abbiamo preso un pochino di tutto per vedere poi quello che ci va e quello che non ci va. Cerchiamo di tenere cose particolari, non avere un usato ma avere un vintage selezionato di conseguenza di qualità. Ok. Puntiamo sulla qualità. Benissimo, bisogna, come a tavola anche il vestito, certo, deve essere di qualità. Certo. Allora io farei a questo modo, ci vediamo quanto prima con te per scegliere un paio di capi d'abbigliamento. Sì. E invece te ci racconterai qualche ricetta, sì, sì, pistoiese però riadattata da voi. Senti, mi ripeti l'indirizzo? Via Ripa della Comunità 18. E vi chiamate? Io mi chiamo Matteo. Lei si chiama? E il locale si chiama? Palp. Benissimo, allora ci vediamo quanto prima. Ciao e grazie. Ciao.